Ciao ragazzi, allora stasera video prodotti, ho qualcosa che ho finito, alcune acquistate ed altre da recensire. Come sempre giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che stasera vi mostro e in più dei prodotti che ho finito, intorno al prodotto sbucherà una nuvoletta che vi rimanda al secondo esatto del video nel quale vi parlo e faccio la recensione di quel prodotto. Quindi iniziamo subito. E ci diamo il pensiero perché iniziamo appunto dai prodotti finiti. Il primo prodotto finito sono le salviette assorbisebo della Kiko. Adoro queste salviette, come sempre mi finiscono in vista dell'estate e non le ho ancora ricomprate perché non le ho trovate. Io ho provato queste della Kiko e quelle della Essence. Volevo provare qualche altra marca, però di quelle che io acquisto poche hanno le salviettine, quindi o ritornerò da Kiko o ritornerò da Essence, ora vediamo. Secondo prodotto che ho finito è questa crema viso della Roche Herber, è una crema giorno, si chiama crema giorno super malva, l'estratto di malva. Poi ho finito della Essence, dalla linea Studio Nails, il rimuovi cuticole fast. E infine ho finito della Roche un contorno occhi antifatica idratante. Poi delle cose acquistate o regalate, al momento vi faccio vedere una sciarpa, però è invernale, mi è stata regalata da mia zia, quindi ora ve la mostro e poi la metterò da parte per quest'inverno. È una bella sciarpa grande con dei colori autunnali, c'è del grigio, c'è del fucsia, c'è del nero, viola, verde, giallo, è molto grande, immagino che sia anche calda quella che sento, anche se ora mi sento male solo a toccarla, inizia a fare che è troppo caldo. Poi per sostituire la crema che è appena finita, ho comprato questa, mia madre ha comprato questa della Glenova, crema viso idratante con filtro UV all'aloe vera, proviamo. Sempre mia zia mi ha portato un paio di occhiali da sole Now, non sono proprio il mio genere perché io questo tipo di montatura non è che mi faccia impazzire. Però visto che io sono ciecata, nel senso che porto occhiali e lentine, ho pensato di farmi cambiare, di solito sono belle grandi, farmi cambiare il vetro e farmelo mettere graduato, così visto che sono grandi le posso mettere a mare e quelle che ho già graduate le tengo tra virgolette un pochino più riservate perché comunque la salsedine rovina gli occhiali. Ma devo andare a informarmi quanto vogliono per farmi questo servizietto. Per la tesi sto girando abbastanza per le palestre di Salerno e ho deciso di fare delle interviste, va bene, ad un paio di palestre. Una di queste, sarà troppo gentile, uno degli allenatori mi ha regalato questo ciondolo dove sopra c'è inciso queste lettere, non so, cinesi, che dovrebbero significare guerriero calmo, qualcosa del genere. Regalino simpatico, anche estivo, a me piacciono molto questi tipi di ciondoli tra virgolette semplici da indossare. Per esempio stasera ho una gondolina, cioè, non mi piace, uso anche bijou importanti, grossi, vistosi, ma più delle volte preferisco queste cosine un pochino più delicate. Comunque il gesto è stato molto gentile, l'ho apprezzato e speriamo che questo guerriero tranquillo col cervello mi porti bene. Poi sono passata da Carrefour che vende la Miss Broadway, mi pare di sì, e ho comprato il top coat mattificante perché quello che ho della Kiko mi sta finendo, quindi a me piace molto l'effetto opaco sull'unghia. Capita tipo un paio di settimane, 3 settimane fa, sto morendo, avevo messo, scusate se mi scioscio, avevo messo il giallo e l'avevo, uno smalto giallo della Kiko e l'avevo, ci avevo passato il top coat classico sopra, quindi lucido. La settimana dopo avevo ancora voglia di giallo, però non lo volevo uguale e l'ho mattificato, questa cosa mi fa impazzire. Andando avanti, alla Yves Rocher, quindi a mia cognata, mi sono fatta comprare il
mascara volumizzante. L'avevo ordinato prima di comprare quello che sto utilizzando ora, però fatto delle spedizioni eccetera sapevo che sarebbe arrivato in ritardo, quindi poi l'ho ricomprato. Questo qua rimarrà sigillato finché quello che vi mostrerò dopo, mi sto impapocchiando, non finisce. L'ho pagato 7,95 euro. Come campioncini mi ha dato due mini prove di un latte struccante idratante e il suo tonico della linea Hydro Vegetal per pelli da normali a miste. Poi un bagno doccia al framboise, che sarebbe lampone, mi dimentico sempre. Tre campioncini della linea Elixir 7.9, una crema per il giorno, uno per la notte e l'ultima non mi ricordo cosa sia, è una specie di trattamento, un siero, qualcosa del genere. Sempre comodo e sempre utile. Della linea Hydro Vegetal, la stessa dei campioncini in flacconcino, la crema viso. Della linea Sebo Vegetal, una crema contro le imperfezioni, crema gel zero difetti, è una crema comunque da giorno idratante per il viso, però ha effetto opacizzante. Un campioncino di BB Cream Sublime e un campioncino di un contorno occhi anti-età. Sarò mica vecchia? Sto scherzando. Ultimo pezzo delle cose acquistate o regalate. Sempre mia zia mi ha preso una cosa che qualche anno fa l'avrei definita tamarrissimo, perché non è il mio genere, però può capitare che una cosa del genere possa servire. È un pezzo di lampadario, l'avrei chiamato qualche anno fa un pezzo di lampadario, però nel complesso è un colore un po' particolare, perché questo giallo sembra un giallo vino. Me lo immagino anche su un décolleté scollato, solo questo però, niente cose da Babbo Natale addosso, cioè albero di Natale, scusate, però credo che sia carina. Poi carino, qua sopra dei glitterini, prima o poi lo utilizzerò. Ok, iniziamo con le cosucce da recensire. Un campioncino della Bottega Verde, sto morendo. Crema a fiori, crema gel viso idratante 24 ore per tutti i tipi di pelle con estratto di tiglio SPF 15. È una crema molto idratante, per niente appiccicaticcia, non lascia l'unto, lascia una sensazione di piacevole idratazione, non tira la pelle, non è neanche una di quelle che fa diventare completamente il viso opaco, quindi sentite la pelle che manca un po' di idratazione. È idratante al punto giusto e credo che sia una crema buona per l'estate. Se non erro, non ne sono sicurissima, mi sembra di averla già provata in full size, però probabilmente prima che aprissi il canale o all'inizio. Se l'ho provata nel periodo del canale, vi inserisco la nuvoletta che vi rimanda la recensione del prodotto in full size, altrimenti sarà di prima e ovviamente non ho la recensione. Poi della Yves Rocher, questi due prodotti sono due pasticche effervescenti alla lavanda per i piedi, con gli oli essenziali di lavanda, un profumo mega galattico, ne avevo due, li ho utilizzati la prima volta, per fare un pedicure così casalingo. Stavo vedendo la televisione, mi sono presa le patatine, avevo la Coca-Cola, mi sono messa su questa poltrona che vedete di qua, girata verso la televisione che è da quest'altro lato, diciamo, sciolta nell'acqua. La stanza si è inebriata di questo profumo, forse sto crollando un pochino troppo, di questo profumo di lavanda, molto soft, intenso. L'acqua si è fatta violetta, perché comunque è una pasticca, appena la metti nell'acqua fa e ha lasciato i piedi molto morbidi, anche se non è idratante niente, li ha lasciati veramente morbidi, setosi e profumati.
Invece la seconda l'ho utilizzata 2 giorni fa per un pedicure fatto dall'estetista, la fidanzata di mio cugino, che è estetista, la mia estetista di fiducia, viene a casa, quindi faccio tutto a casa. Sempre su questa poltrona qua, però era lei seduta comunque. Ha lavorato facendomi il pedicure con l'acqua fatta di lavanda, sempre la stanza innebbiata di questo bel profumo. È stato piacevole. Non so quanto costino perché mi sono stati regalati da mia cognata come provetta, sample, vabbè, quel che sia. Kiko, pennello da sfumatura numero 200, quello bianco, abbastanza ampio. Allora, questo tipo di pennello permette di fare una buona sfumatura. Io la chiamo di pulizia, nel senso ho messo gli ombretti, ho fatto lo smoky, ho fatto il chiaro e lo scuro nella palpebra, è indifferente. Poi prendo questo senza neanche guardare e mi sfumo nella piega. Oppure è ottimo anche per sotto l'arcata quando ho un ombretto tanto shimmer, per evitare che mi si rimanga la smacchiozza, sbrilluccicosa qua sotto, lo prendo con qualcosa del genere, anche se normalmente uso comunque un pennello molto largo per illuminarmi sotto l'arcata. Due pecche di questo, forse tre, vabbè, prima pecca, punce un pochino. Non è fastidio, non è doloroso, però un pochino lo sente. Se per esempio dovessi truccare, non mi è mai capitato, no, forse un paio di volte, comunque qualcuno dovresti sfumare con questo, ho paura di farle sentire che pizzica. Due, le setole non ritorneranno mai bianche, ma manco se la lavo nella candeggina. Tre, si apre, se lo lascio così senza un qualcosa che lo tenga chiuso, inizia a diventare un bocciolo. Da un bocciolo si trasforma in fiore all'aperto. Visto che da intelligente ho buttato via, perché la confezione viene venduta, vediamo se dovrei averla ancora. Questa è la confezione, non c'è neanche più dentro coso di plastica che avvolgeva le setole. Comunque, in ogni caso, ho dovuto fare questo piccolo cappuccio con lo scotch l'ho fatto, e quindi quando lo vado a conservare lo tengo in questo stato, perché sennò mi si apre. Poi il mascara di cui vi parlavo prima, questo della Revlon Photoready 3D volume, è un mascara bello nero, bello denso, allungante quanto basta, separa e definisce molto bene. E non so, allora, ha tutti i dentini, non sono stati inseriti, diciamo, su tutti i lati, è come se fossero divisi in tre. Ci sono tre porzioni di scovolino che hanno i dentini, oddio, mi sto sporcando, e comunque in punta c'è la pallottola. Allora, a una passata l'effetto è molto naturale, molto discreto. Sì, si vede che avete il mascara perché avete le ciglia belle nere, visto che essendo un prodotto che volumizza, il primo aiuto, tra virgolette, al volume lo dà il fatto che sia bello nero. Alla seconda passata iniziate a vedere un po' di lunghezza che aumenta, alla terza, ce l'ho stasera, avete un bel effetto aperto. Allora, non so quanto si riesca a vedere, forse si vede più sotto. Ho le ciglia molto lunghe, non so se vi ho mostrato il mio occhio senza. Vi ho mostrato il mio occhio senza ciglia, non so se lo ricordate, cioè senza ciglia, senza mascara, ma io ho le ciglia molto bionde, quindi non si vedono. Quindi questo mascara mi dà un bell'effetto finale. Non è uno di quei mascara che si sgretola e vanno a finire sullo zigomo, però quando lo si strucca si frantuma in micro pezzettini. Quindi quando strucco la parte di sotto cerco di stare molto attenta, perché mi è capitato qualche volta che mi è finito all'interno dell'occhio. Non l'ho perso l'occhio, però non è carino perché poi prude,
dà fastidio. Scusatemi. Poi, cosa dirvi più? Ah, come lo applico? Semplicemente faccio una prima passata utilizzando la lunghezza dello scovolino, quindi avanti e dietro, e ritorno utilizzando la pallottola sopra per andare bene bene vicino all'attaccatura e cercare di separare bene le ciglia. Le ciglia di sotto le trucco con la pallottola di sotto, riesce a mantenere bene anche la piega con il piegaciglia. Non, di solito alcuni mascara, ma sono troppo pesanti, hanno l'effetto contrario, nel senso tu hai piegato le ciglia con il piegaciglia, appena metti il mascara comunque crollano. L'effetto si asciuga con difficoltà, nel senso io l'ho messo una mezz'oretta fa e ancora bagnato, non che pum, vi toccate e vi rimane il mascara sulla mano, però ho provato mascara che si asciugano molto più velocemente. Cosa dirvi più? Mi sta piacendo. Buono. Un altro campioncino della Nivea, un'altra crema idratante Sensitive, crema giorno per pelli sensibili, estratti liquirizia, olio semi d'oliva, SPF 15, idrata e riduce rossore, pelle che tira, secchezza senza profumo, alcol e parabeni. Allora, praticamente non ho profumo di crema. A differenza di quella della Bottega Verde che vi ho parlato prima, questa la si sente un pochino di più sul viso. Mi ha lasciato, tutte le volte che l'ho applicata, la fronte, non tanto cioè il naso e il mento, ma proprio la fronte molto lucida, non oleosa, ma lucida. Cioè, se facevo così, in questo momento sto schiacciando di lato, quindi sono tutta lucida e oleosa anche. Però appena messa, se facevo così, la sentivo appiccicaticcia, però non è che avevo sensazione di sudore addosso, quindi la crema mi è assorbita bene, senza problemi. Per il fatto che riduce rossore, immagino che si dovrebbe provare per un periodo di tempo un pochino più prolungato, che non permette un campioncino. Secchezza no, non secca, una buona crema idratante, pelle che tira, cioè l'uno è il contrario dell'altro, quindi probabilmente la consiglio se non hai dei problemi di zonatica che si lucida. Ultimo prodotto da recensire è ancora del brochet, è una pastiglia, però questa volta per il bagno, per fare il bagno, una pasticca effervescente per il bagno, tipo quelle di Lush che si buttano in vasca, frizzano. Lei per esempio non lascia schiuma, ma lascia soltanto l'acqua leggermente colorata, e al sapore di vaniglia, alla stessa maniera delle pasticche per i piedi. Lascia questo profumo vaniglioso in bagno che è bellissimo, lo si sente anche addosso e non so se è sua prerogativa, ma io lo sento anche molto, l'ho sentito anche molto idratante. Comunque è stata una vera coccola rilassarsi in bagno. Oh, che bello, mi sono messa nella vasca da bagno, tranquilla, con l'acqua che è diventata profumosa. Erano secoli che io non faccio mai il bagno, vado sempre di fretta, quindi mi fa perdere tempo, tra virgolette. Però quella volta mi sono presa la mia mezz'ora, ho fatto no, basta, mi ci devo mettere qua dentro e mi devo fare il bagno. Devo inaugurare questo bagno perché è stato inaugurato solo con la doccia. Dobbiamo fare anche il bagno, ho riempito la vasca, non mi ha fatto frizzare la pasticca, mi ci sono immersa dentro e buonanotte al secchio. Peccato che non mi sono portata una sigaretta dietro, no. Meglio rilassarsi. Sì, bella, tranquilla, con la testa appoggiata sul bordo, con un piede fuori come fosse una bandiera, come cantava Alex Britti. Arriva l'estate e ritornano queste canzoni in mente quando ero un pochino più piccolino. Comunque, video prodotti finiti, spero che vi sia stato utile, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!